Buongiorno a tutti, ben arrivati. Siamo ancora in attesa dell'assessore Chiofalo, o assessora come ama farsi chiamare lei, ma cominciamo per cercare di stare dentro i tempi che ci siamo dati. Un giorno da ricercatore. La scuola, grazie soprattutto al lavoro del professor Ferrara e del suo gruppo, da qualche anno ha cercato di svolgere un ruolo più attivo in questo settore, il settore della diffusione della cultura scientifica, dello stimolo in particolare più giovani in questo senso. È molto importante questo. Lo dico a voi che siete già motivati, quindi forse non è necessario, ma è molto importante perché in generale la cultura scientifica è un prerequisito per lo sviluppo di un paese, in generale la cultura scientifica è un elemento importante della cultura nel senso più ampio del termine, ma di là dal generale, nel particolare del nostro paese, noi abbiamo un problema. Abbiamo un problema che la cultura scientifica viene considerata non elegante, anche un po' volgare. È senz'altro grazioso e divertente dire la radice di 5, per l'amor di Dio, la radice di 25 altrettanto complessa. Mentre è inaccettabile che io dico una certa cosa. E io sono del tutto d'accordo, sono un asino se non so coniugare bene un verbo, ma sono un asino se non so quanto vale la radice di 25. Non so dirvi a memoria la radice di 5 invece. Devo ammetterlo. Poi proviamo. Quindi c'è un ostacolo alla diffusione della cultura scientifica per il fatto che non è altrettanto elegante, altrettanto salottiera come la cultura umanistica. E questo è un ostacolo per il nostro paese, per lo sviluppo del nostro paese. E quindi importante questo tipo di attività. Mi fa poi piacere trovare un'altra volta conferma, avendo letto alcuni di questi temi, del fatto che i nostri giovani sono vispi, sono svegli, hanno interesse, c'è una quantità significative in questo senso. Ne abbiamo questa esperienza annualmente con i nostri corsi di orientamento universitario, dove arrivano moltissimi ragazzi e ragazze veramente vispi, veramente interessati a tutto. Eccola, Maria Luisa, vieni qui. Vogliamo metterti un po' a disagio per questo tuo ritardo, Marilu. No, grazie. Che per un politico è notevole che ti abbiano rilasciata. Appunto. Hanno fatto, se volete, un applauso forse per la... Il nostro assessore non è ancora in carcere, questa è la notizia buona di oggi. No, vi dicevo che ragazzi ce ne sono tanti, sono vispi, sono divertenti, sono interessati a tante cose e ne abbiamo avuto conferma appunto anche attraverso questa giornata e il vostro lavoro. Ancora più bello che i vincitori siano vincitrici. Questo è particolarmente bello, particolarmente ci fa piacere, nonché fa soprattutto piacere alla nostra assessora Piede Libero, che anche assessora alle pari opportunità. Esatto. Infatti, quindi oggi è una festa per lei, è una festa assolutamente. Quindi, una bella giornata, mi fa piacere essere, mi fa piacere festeggiarla insieme a voi e ringrazio a nome della Scuola Normale il professor Ferrara per il lavoro che sta svolgendo in questo campo con buon successo e VIS in generale, e gli cedo naturalmente la parola. Bene, grazie mille. Ringrazio ovviamente il direttore. Prima di me vorrei dare la parola per un saluto. No, va bene.
La facciamo respirare dopo l'esperienza carceraria. E, dunque, io sono Andrea Ferrara, sono un docente di cosmologia qui alla Scuola Normale e sono appunto il responsabile di VIS e quindi vorrei dirvi soltanto due parole su che cosa è VIS e che cosa rappresenta per la Scuola Normale. VIS è il programma, come lo chiamiamo noi, il programma di outreach, ossia di divulgazione della Scuola Normale, che si prefigge come scopo principale quello di divulgare la ricerca scientifica che viene fatta alla Scuola Normale, che come sapete è di altissimo livello, ma spesso fa fatica ad uscire dalle nostre mura, dai nostri laboratori, dai nostri studi, e vorremmo essere in grado di poterla condividere, di condividere quello che è l'entusiasmo per la ricerca che noi proviamo con il resto del mondo. Chi è il resto del mondo? Il resto del mondo è rappresentato ovviamente dalle persone più giovani, quindi gli studenti, soprattutto delle scuole superiori con cui lavoriamo con più facilità, ma anche del pubblico generico, cioè di chiunque sia interessato ai problemi, diciamo, della scienza, ma non soltanto scienza. Quando parliamo di ricerca scientifica voglio precisare che non intendo soltanto le aree classiche della scienza che fanno parte di VIS, ma anche quelle della cultura umanistica. E in particolare VIS si articola in cinque aree per il momento, che sono appunto quelle della cosmologia, delle bioscienze, della fisica delle particelle, della chimica e anche dell'archeologia. Questi sono i cinque settori con cui VIS sta operando in questo contesto e sui quali abbiamo chiesto ai partecipanti della giornata da ricercatore di scrivere un loro tema, un loro manoscritto che possa rappresentare appunto una forma di divulgazione di questo tipo di notizie scientifiche che spesso trapelano, no, dal profondo dei laboratori fino ai media. Quindi questo è il nostro scopo, quindi diffondere la cultura scientifica, ma anche la ricerca in sé. Vogliamo anche fare capire che cosa vuol dire fare ricerca, cosa vuol dire fare ricercatori oggi, lavorare nel mondo della ricerca, e questa giornata da ricercatori, di cui poi vi daremo più dettagli, da qui forse Marcos Valdes, che è il coordinatore di VIS, coordinatore operativo di VIS, vi darà più dettagli su poi anche perché abbiamo pensato a questa giornata da ricercatore. Devo dire che tutto questo VIS non sarebbe possibile se l'intera Scuola Normale, che finanzia il progetto, che è anche parzialmente cofinanziato dal Ministero, dal Ministero dell'Università e della Ricerca, non sarebbe possibile se la Scuola Normale al suo interno non avesse risposto a questa iniziativa in maniera entusiasta. Infatti VIS si compone dell'aiuto e vive grazie all'aiuto di una serie di centri, quasi tutta la Scuola Normale, ma di una serie di centri che ne fanno parte, a partire dalla biblioteca, con cui abbiamo un continuo scambio di attività e di conoscenze, e anche con la quale organizziamo degli eventi specifici. Poi abbiamo l'archivio della Scuola Normale, che è un tesoro immenso di documenti e una miniera di informazioni anche su quella che è la storia della ricerca fatta in questo posto ed in Italia. E poi non posso dimenticarmi appunto di tutta una serie di uffici che lavorano con noi e insieme a noi, come l'ufficio delle relazioni esterne, l'ufficio di grafica, e non ultimo anche tutti i ragazzi, i nostri allievi, sia gli allievi del corso ordinario, anche i dottorandi che ci coadiuvano nelle attività che svolgiamo quotidianamente. E infine anche il Dreams Lab, di cui vi parlerà poi dopo di me il professor Barone, quindi lascio a lui anche la descrizione di questo centro che collabora con noi, che ha una parte fondamentale per una serie di attività che facciamo. Concludo dicendo che VIS ha appena compiuto un anno, quindi è molto giovane, è una cosa appena nata, ma che sta crescendo in maniera quasi inaspettata anche per noi stessi. Vi dico soltanto che in questo anno abbiamo avuto sul nostro sito, che il cui indirizzo vedete lì,
114.027 visualizzazioni in un anno per 25.850 utenti. Questi sono numeri che per noi erano assolutamente inaspettati e di quale siamo molto orgogliosi. Abbiamo avuto 1.280 persone alle conferenze, 300 studenti e 161 persone alle visite guidate al CAVE del Dreamstone, quindi è un successo veramente importante che per me personalmente trovo coronamento in questa giornata da ricercatore, che è una cosa che avevo sempre sognato, di poter portare appunto dei ragazzi brillanti che amino la ricerca e che condividano questo piacere con noi. Quindi questo si è avverato, oggi siamo qui e ne sono molto grato e vorrei ringraziare tutti voi per essere qui e per aver reso tutto questo possibile. Quindi passo adesso la parola, penso, non so chi dei due a questo punto vuol parlare, però all'assessora Chiofalo, che a nome del comune a nome della scuola normale voglio anche ringraziare nella sua persona, con il comune di Pisa che ci è sempre stato vicino. Grazie, a nome del comune ringrazio la scuola normale nella persona del direttore, nel coordinatore delle attività di outreach, il professor Ferrara e naturalmente anche il professor Barone e il professor Valdés, perché ci sono degli ottimi motivi per condividere nello spirito di questa iniziativa e anche l'efficacia della sua realizzazione. Innanzitutto mi complimento sin da ora con le ragazze, visto che sono tutte ragazze, ma funziona così, di solito a livello della formazione le ragazze fanno meglio dei ragazzi, sono statistiche non solo nazionali ma anche europee e credo anche internazionali, ne ho viste alcune di recente. Bisogna poi continuare ad utilizzare la stessa determinazione per continuare ad arrivare sempre più su e andare a occupare anche i luoghi dove si prendono le decisioni e dove si può anche rappresentare dei modelli di ruolo per donne più giovani che a quel punto possono ripercorrere una strada simile. Quindi questo è un invito che vi rivolgo, non fermatevi qui, andate oltre. Innanzitutto mi complimento con voi vorrei condividere due pensieri. Il primo riguarda l'importanza dell'esperienza che avete fatto rispetto in particolare all'importanza di capire qual è il valore della ricerca. Chi impara a fare ricerca, sicuramente alla fine della propria ricerca avrà acquisito delle conoscenze, molte conoscenze, anzi man mano che si va su nel grado di istruzione si acquisiscono sempre più conoscenze e sempre più specialistiche in un certo senso, non sempre, a seconda di come si fa ricerca, ma diciamo sicuramente si acquisiscono conoscenze sempre più specialistiche che poi vanno per l'appunto ben organizzate, perché se le vogliamo riutilizzare per affrontare un problema nuovo le dobbiamo poter andare a cercare, quindi vanno organizzate, sono organizzate in contenuti disciplinari e fin qui va tutto bene. Però chi impara a fare ricerca acquisisce soprattutto delle competenze che possiamo chiamare competenze trasversali, l'Europa le chiama life skills, chiamiamole life skills anche noi, che sono importanti qualunque cosa si decida di fare nella vita. Proviamo a pensare a come si potrebbero comportare comunità ristrette e comunità anche più ampie se chi opera in queste comunità a tutti i livelli, dai livelli diciamo meno decisionali a quelli più decisionali, avessero interiorizzato e sapessero agire, operare con queste competenze trasversali che corrispondono ad aver acquisito delle competenze specifiche, perché non si può fare ricerca senza avere fatto prima formazione, senza avere studiato, senza avere
acquisito conoscenze e anche competenze nel fare nell'applicare queste conoscenze ad una pratica. Se non si fosse in grado di affrontare i problemi con spirito critico, chi fa ricerca per definizione, se uno sapesse che cosa sta facendo esattamente nel momento in cui fa ricerca, non si chiamerebbe ricerca, come diceva Einstein, no? Quindi innanzitutto questa capacità anche di gettare il cuore al di là dall'ostacolo, cioè di avere una visione, provare a guardare oltre senza ancora avere tutti i contorni definiti e chiari. La capacità di lavorare in gruppo, dando valore e rispettando le competenze degli altri, anzi degli altri che lavorano nel gruppo, e anzi riuscendo a ottimizzare e a fare interferire in maniera costruttiva le competenze di tutti per riuscire ad arrivare lì dove da soli non si potrebbe. La capacità di avere studiato un problema, perché quando si fa ricerca non si comincia da zero, si parte dal punto al quale sono arrivati tanti prima di noi, quindi la capacità di comprendere lo stato dell'arte di una situazione, prima di un contesto, prima di aggiungere il proprio contributo originale. Sono tutte competenze trasversali che pensiamo veramente a cosa a cosa queste comporterebbero se chi guida le comunità o chi opera nelle comunità davvero le avesse. Vengo adesso dalla casa circondariale Don Bosco, dove abbiamo presentato un libro di favole a seguito di un percorso formativo fatto con i detenuti e le detenute all'interno della casa. Il tema di questo percorso formativo, a seguito del quale alcuni detenuti e detenute hanno scritto delle favole e alcuni tra noi hanno contribuito con delle proprie favole, il tema era il tema del viaggio e il tema del tempo. Un'altra competenza trasversale che si acquisisce nel fare ricerca è riuscire a far stare insieme quello che è il tempo cronologico, perché insomma a un certo punto uno fa ricerca ma vorrebbe arrivare anche prima degli altri a presentare, contribuire con un'idea nuova, e il tempo opportuno, che è quello in cui magari uno vorrebbe dedicarsi ad un'idea che è magari molto molto visionaria, richiede tanto tempo di lavoro e di ricerca, e uno deve riuscire a bilanciare queste due cose. Insomma, sono davvero tante e in questo diciamo è chiaro il motivo per cui è stato scelto quel tema per il carcere, no? Nel carcere, all'interno del carcere c'è un tempo cronologico molto scandito da tre o quattro cose che succedono nell'arco della giornata, ma tra questo tempo e l'altro, nel mezzo, c'è un tempo opportuno che è contemporaneamente terribile se non si può fare nulla, ma può essere straordinario se vengono date delle offerte, delle opportunità di formazione, di arricchimento come quello che abbiamo provato a fare. Quindi, per dire, questo lavoro che voi avete fatto, questa esperienza che voi avete fatto è un'esperienza che davvero spero, mi auguro, possa portarvi davvero tanto lontano, e vi porterà lontano se siete consapevoli dell'importanza di quello che avete acquisito e dell'opportunità che vi è stata data dalla scuola normale. L'altro pensiero riguarda la formazione e il contatto di questo con il lavoro che state facendo adesso, che è un lavoro prevalentemente ovviamente di studio. Perché per far capire quanto sia importante la ricerca, la ricerca non va mai in maniera separata alla formazione, non avrebbe senso proprio per i motivi che ho detto prima, le istituzioni di alta formazione e ricerca si sono più di recente dotate, alcune un po' prima, come la scuola normale, anche l'Università di Pisa, la scuola Sant'Anna, alcune un po' dopo, della cosiddetta terza M, la third mission, di cui all'interno della quale la parte di outreach è diciamo una di quelle diciamo, che fa la fada
fa un po' la parte da leone. E il motivo per cui le istituzioni di alta formazione e ricerca si dotano di queste attività è proprio per poter coinvolgere la cittadinanza e riuscire a sensibilizzare la cittadinanza rispetto all'importanza di acquisire queste competenze trasversali, e c'è anche un tentativo di fare in modo che almeno a livello culturale queste competenze possano trasmigrare all'interno del modo di pensare e di affrontare i problemi dei cittadini e delle cittadine comuni. Però l'altra questione è cosa possiamo fare per agire ancora prima che ad un livello culturale, agire ad un livello formativo ed educativo. E qui le istituzioni di alta formazione e ricerca cercano di dotarsi di strumenti di orientamento, e io credo che questo funzioni perfettamente come strumento di orientamento, e cercano di dotarsi di strumenti di orientamento sempre più creativi e sempre più efficaci. La scuola normale ne ha uno storico, che è quello che sono... è Cortona, no? È la scuola di Cortona, ma questo è un altro ancora più per certi versi di altra efficacia, e questo può aiutare chi proviene dal mondo della scuola, quindi ha fatto un'esperienza ordinaria di studio, a capire nella pratica che cosa succede. C'è un giorno da ricercatore, un giorno da ricercatrice in questo caso, mi dispiace, e cosa succede nella pratica che quando ci si trova in un laboratorio di ricerca o in uno studio di ricerca. Non è del tutto ovvio, perché se, chiudo da qui l'intervento, se provate a fare una piccola indagine, no? Andate in una scuola dell'infanzia o in una scuola primaria, io l'ho fatto, ve lo dico, gli risultati sono molto interessanti, e provate a chiedere ad un bambino, ad una bambina: ma secondo te come funziona il mestiere, com'è il mestiere da ricercatore, cioè cos'è un ricercatore, cosa fa un ricercatore? Ecco, mentre si sa benissimo cosa fa un pompiere, cosa fa un sindaco, cosa fa un insegnante, qualcuno ha dei dubbi, cosa fa un insegnante, cosa fa un, non lo so, insomma, cosa fa un ricercatore, è un assessore ancora meno, però gli assessori sanno quasi quanto il sindaco, quindi non tanto, ma abbastanza. Però cosa faccia un ricercatore? Non lo sa nessuno. Perché? Non è un mestiere di cui la comunità ha consapevolezza, e soprattutto la comunità non ha né consapevolezza del fatto che esista, in che cosa consista, e a maggior ragione di quale sia la sua importanza. Mentre se la situazione fosse diversa da questa, il nostro mondo andrebbe parecchio meglio. Quindi questo è il motivo per cui avete fatto una bella esperienza, e mi auguro che nel vostro futuro questa possa fruttare per voi e anche per tante altre ragazze e anche ragazzi come voi, che possano decidere di intraprendere questo tipo di carriera. Grazie. Io vorrei fare un intervento molto breve, anche perché vorrei arrivare alla parte centrale della mattinata, che è la vostra premiazione, perché poi al centro della mattinata potreste essere voi. Voglio dire solo due parole su quello che io considero un ruolo importante che il nostro laboratorio cerca di svolgere, che è quello del superamento dei confini, inteso in un certo numero di accezioni diverse, di cui ve ne segnalerò soltanto un paio. La prima è il superamento del confine tra la ricerca di alto livello e la presentazione dei risultati. La scuola è dotata di un certo numero di laboratori e centri di altissimo livello. Faccio l'esempio giusto di due, perché sono connessi alle due cose che vi dirò dopo, che sono il NEST, che è attivo essenzialmente nel campo fisica della materia condensata e delle bioscienze, e il laboratorio di arte antica, che è il laboratorio uno dei laboratori di archeologia della scuola. Ce ne sono anche altri. Il tentativo che abbiamo fatto in collaborazione con loro, in cui spero che vedrete qualcosa anche nel pomeriggio e che è molto legato a VIS, è quello di acquisire alcuni dei loro risultati di punta
e di cercare di trasformarli in immagini, visioni e interazioni a vari livelli di percezione che fossero fruibili a vari livelli, da un livello puramente educativo, a un livello di ricerca e quant'altro, ma fruibili nell'immediato, quindi superando questo primo tipo di confine. Il secondo confine è altrettanto ovvio, è un confine di spazio e tempo, perché questi oggetti di realtà virtuale permettono, secondo me, di riportare alla dimensione umana, spazio-temporale, delle cose che avvengono a dimensioni diverse, che quindi non sono di immediata percettibilità. Potrei aggiungerne altri, un confine a cui io tengo molto è il confine tra arte e scienza, che ha un numero di valenze su cui non posso qui stare a dare altro tempo, che però è una cosa su cui secondo me va fatta una riflessione più approfondita. E comunque, diciamo, e mi fermo qui, mi piacerebbe che soprattutto le persone più giovani e brillanti come voi, al di là della propria specializzazione, delle cose specifiche molto belle che avete raccontato anche nei vostri temi e che vedrete, si pongano questo problema di superare divisioni, confine e barriere per arrivare a un sapere più ampio, ma anche una partecipazione alla vita civile più ampia rispetto a quella del proprio particolare. Grazie. Dunque, ringrazio professor Barone Enzo, e abbiamo ora un altro, avremmo dovuto avere un altro intervento del dottor Beccaria, che è un giornalista della Stampa, che era il responsabile dell'inserto Tutto Scienze della Stampa, che è uno degli amici più cari di VIS, nel senso che ha creduto nella nostra attività fin dall'inizio e pubblica regolarmente tutte le attività, tutte le interviste, una serie di interviste con tutte le persone che tengono conferenze per VIS e ci segue molto da vicino. Non potendo essere presente, ci ha mandato un breve messaggio che sono contento di farvi vedere. Buongiorno, mi spiace purtroppo non essere con voi oggi, ma un impegno di lavoro mi ha tenuto qui in redazione alla Stampa ed è per questo motivo che vi invio questo breve videomessaggio. Prima di tutto vorrei salutare il professor Beltram, direttore della Scuola Normale Superiore, il professor Andrea Ferrara e il dottor Marcos Valdés, che da oltre un anno hanno ideato l'iniziativa VIS, Immersioni Virtuali nella Scienza, e hanno contribuito a far conoscere a un pubblico molto vasto i tanti tipi di ricerca che si stanno facendo in Italia, ricerca di grandissima eccellenza e poi ricerca che si fa naturalmente anche in un'istituzione come la Scuola Normale Superiore di Pisa. Da quando questa iniziativa è nata, ormai era il marzo del 2014, il nostro settimanale Tutto Scienze della Stampa ha deciso di seguire con grande attenzione questa iniziativa e questo progetto, in particolare quello delle conferenze mensili intitolate La scoperta che mi ha cambiato la vita, e l'abbiamo fatto con delle interviste ai relatori, agli scienziati che via via si sono succeduti. Devo dire che sono molto felice di questa scelta che abbiamo fatto, perché Tutto Scienze condivide la filosofia che sta dietro il programma VIS, vale a dire raccontare alcuni protagonisti della grande ricerca italiana con una prospettiva duplice, vale a dire gli aspetti personali, che cosa significa fare il ricercatore oggi in Italia e nel mondo globale, e poi quali sono le applicazioni della ricerca in tanti campi, dalla biologia fino alla fisica. E devo dire che oggi far dialogare l'opinione pubblica con gli scienziati è uno dei grandi compiti, non soltanto dei media e quindi di noi giornalisti, ma direi dell'intera cultura. E quindi un settimanale come Tutto Scienze non poteva rimanere indifferente a questo programma,
che io spero continuerà ancora negli anni a venire, visto tutti i buoni semi che ha già gettato. Intanto vorrei congratularmi con i vincitori di questo concorso, con voi ragazzi e ragazze, e anche con tutti coloro che hanno partecipato, anche se purtroppo non hanno vinto, perché da quello che ho potuto vedere, da quello che mi hanno raccontato gli ideatori di questo concorso, devo dire, sono stati tanti quelli che hanno dimostrato grandi capacità di sintesi, di scrittura, di racconto. Oggi sono sicuro che i vincitori di questo premio vivranno una giornata molto importante e credo che in qualche modo sarà anche per loro una giornata indimenticabile, perché entreranno finalmente in luoghi che non hanno probabilmente mai visto, cioè i laboratori, e incontreranno dal vivo gli scienziati, quindi i protagonisti, e vedranno che gli scienziati non soltanto vivono una vita di intelligenza e di impegno, ma la vivono anche con tanta passione e con tanta creatività. E spesso, devo dire, si dimentica quanto la scienza richieda passione e creatività, che sono due elementi fondamentali non solo della scienza, ma della nostra stessa natura umana. E quindi con queste persone, io credo oggi, voi farete una sorta di salto nel futuro, in un futuro che non è così lontano e che si sta già costruendo e che quindi voi sicuramente potrete vivere da protagonisti. Vorrei ancora condividere con voi un paio di pensieri. Giusto in questi giorni esce per l'editore Bollati Boringhieri una nuova edizione di un famoso libro che si chiama Il terzo scimpanzé, scritto da un famoso biologo e geografo americano che si chiama Ger Diamond. E Diamond ha scelto di riscrivere questo libro dedicandolo espressamente a voi, cioè ai giovani. E lui a un certo punto del libro scrive questa frase, che probabilmente è la frase chiave di tutto il saggio, e dice: il nostro intero futuro dipende dal fatto che i giovani prendano decisioni migliori di quelle che hanno preso i loro genitori. Bene, la conclusione di Diamond è che la scienza è la guida che ci permetterà di prendere queste decisioni necessarie. Non bisogna mai dimenticare che la scienza da una parte ci offre nuove conoscenze e nuovi modi di pensare e dall'altro nuove tecnologie e nuove soluzioni per affrontare le tante sfide che ci stanno di fronte. E pensate ai continui e ai tanti terremoti intellettuali che la scienza ha prodotto, sin dai tempi di Galileo e di Darwin, con l'astronomia e con la biologia, e poi a tutti quelli attuali. Basta pensare alle nuove prospettive che oggi vengono aperte dalle neuroscienze, con l'esplorazione di quello che in fondo è il più sconosciuto di tutti gli organi del nostro corpo, vale a dire il cervello. E le sfide che ci stanno oggi di fronte sono tantissime e le conoscete bene, dalla tutela dell'ambiente alle energie pulite, dalle biotecnologie che ci guariranno e trasformeranno il nostro corpo, fino a quelle che produrranno i cibi del futuro, e l'Expo a Milano in questo momento sta trattando proprio di questi argomenti, fino poi alla gestione dell'intelligenza artificiale e alle nuove generazioni di robot che stanno già vedendo la luce. Quindi, come vedete, avete molto molto lavoro da fare e questa giornata secondo me può essere considerata come una sorta di inizio, di buon inizio. Io vi auguro di partecipare poi a questa avventura della scienza, che è un'avventura oggi davvero unica, senza precedenti nell'intera storia umana, e non è un'esagerazione dirlo, ed è anche piena di emozioni, che sono emozioni suscitate dalle macchine straordinarie che oggi sono intorno a noi. Pensate alla sonda Rosetta che è atterrata su un asteroide, prima volta nella storia, oppure
ai rover che stanno calpestando ed esplorando la superficie marziana, oppure alla grande stazione spaziale internazionale che vola sopra di noi, oppure al laboratorio tra Francia e Svizzera del CERN, dove si studia l'origine dell'universo, fino alle autorobot di Google che si guidano da sole. E allora lasciatemi concludere con questo pensiero. Proprio in questi giorni, in un convegno a Macao, si presenta uno studio dove si cerca di capire il motivo per cui i giovani cinesi risultano essere gli studenti più bravi in matematica al mondo, e quindi loro battono sistematicamente tutti gli altri, gli europei, gli americani, gli africani, i sudamericani. E questa è una sorta di mistero, ci sono state molte risposte a questo interrogativo, perché davvero i cinesi siano i più bravi. E in questo studio che viene presentato in questi giorni c'è una conclusione che sembra essere la più fondata ed è anche per certi aspetti la più sorprendente. E sapete qual è la risposta? È che i cinesi in realtà sono abituati sin da piccolissimi a studiare tantissimo. Loro non si arrendono mai e sanno che l'intelligenza non basta, ma ci vuole molta, molta perseveranza. E io quindi vi auguro di averne tanta per cominciare da oggi un'avventura possibile nella scienza che sono sicuro vi darà moltissime soddisfazioni. Vi ringrazio e buongiorno. Bene, dopo questo messaggio, qui ringraziamo il dottor Beccaria, passerei la parola, dunque entriamo un po' nel vivo di questa premiazione e parliamo veramente di questo giorno da ricercatore, questa iniziativa per la quale lascio la parola al coordinatore di VIS, il dottor Marcos Valdés. Buongiorno. Vi parlerò un po' di proprio dell'attività del giorno del ricercatore, come è stata pensata, come è andata, come si è svolta, e poi appunto vi parlerò anche di quello che effettivamente hanno fatto e faranno le vincitrici oggi, cioè in che cosa consiste veramente il giorno del ricercatore. Questa attività è stata pensata proprio per dare la possibilità ai ragazzi di vedere in che cosa consiste fare ricerca. La fase organizzativa è durata fino al 20 febbraio, che è stato il momento in cui l'abbiamo resa pubblica. Noi eravamo un po' così, non avevamo bene idea di quale sarebbe stato il feedback e quanti sarebbero stati i partecipanti. Abbiamo messo una scadenza per l'upload degli elaborati, che dovevano essere appunto su un tema scientifico, dovevano essere scritti in forma divulgativa. Abbiamo dato come deadline il 10 aprile. La risposta è stata notevolissima, abbiamo avuto oltre 340 partecipanti e quindi ci siamo trovati un po', insomma, abbiamo dovuto veramente dividerci tutta questa quantità di temi ed elaborati tra molti ricercatori qui all'interno della scuola, che naturalmente ringrazio perché hanno dato un contributo importantissimo proprio alla scelta dei vincitori. E ringrazio in particolare Simona Gallerani, Fabio Pacucci, Andrea Ferrara che hanno letto i temi di cosmologia, Giordano Mancini, Dimitrios Scuteris e Giuseppe Brancato che si sono occupati di quelli di chimica, il professor Gimiratto per la parte di biofisica, il professor Gigi Rolandi per quella di fisica delle particelle e anch'io ho dato un contributo, ho letto un certo numero di temi. Quindi è stato molto difficile arrivare a selezionare da questi 340 temi. Abbiamo deciso di scegliere 20 finalisti e poi da quelli scremare proprio fino ai 5 vincitori. Il programma della giornata, una volta scelti i 5 vincitori ho avuto il piacere di comunicare appunto alle ragazze che avevano vinto
e abbiamo pensato proprio a come organizzare la loro giornata, che doveva essere speciale, doveva essere formativa e così, un'esperienza unica, perché non è una cosa che capita a tutti, insomma, di spendere un giorno all'interno della scuola normale con un gruppo di ricerca. Quindi vi dico proprio com'è la loro timeline di oggi. Ci siamo presentati questa mattina alle 9:15 e hanno conosciuto i ricercatori che cui sarebbero state affidate. Ogni ragazza è stata affidata ai ricercatori di una delle 5 aree di VIS. Questa mattina, dalle 9:30 circa fino a mezzogiorno, ognuna di loro ha avuto modo di accompagnare un ricercatore della scuola o di unirsi a un gruppo di ricerca della scuola nelle loro rispettive sedi. Quindi, appunto, una ragazza è andata al NEST per fare l'esperienza della ricerca di biofisica, una è andata al laboratorio di scienze dell'antichità per l'archeologia, e due al centro Forsi per la chimica e la cosmologia, e poi una ragazza è in realtà andata all'INFN per la fisica delle particelle. Io spero che questa mattina sia già stata molto interessante per loro. Però naturalmente non è finita qui, perché adesso ci sarà la premiazione, quindi un po' il momento clou, e poi ci sarà una parte più, diciamo, verranno a mensa con noi, proprio per vivere anche un aspetto, così, anche quello, un aspetto della vita del ricercatore, e poi dopo faranno un tour della scuola normale. Quindi vedranno le infrastrutture, le sale più importanti, la biblioteca. Questo pomeriggio poi saliranno al centro Dreams Lab per vedere il Cave 3D e i dati scientifici prodotti alla scuola normale, appunto all'interno di questa stanza per la visualizzazione tridimensionale immersiva e interattiva. E infine poi ci sarà una breve discussione che faranno con la professoressa Galanti per trarre un po' le conclusioni di questa loro esperienza di oggi. Quindi nel complesso, diciamo che le vincitrici avranno visto oggi veramente molti luoghi diversi, molte sedi della scuola normale, a cominciare dal Palazzo della Carovana, il Laboratorio di Scienze dell'Antichità, il Centro Forsi, il Laboratorio Nest, il Dreams Lab e poi la biblioteca della scuola. Quindi io concludo qui e direi che possiamo passare proprio a chiamare le ragazze una a una e a dar loro il premio, che consiste in un attestato che certifica appunto che la loro vittoria al concorso Un giorno da ricercatore, e che diventeranno corrispondenti di VIS, quindi potranno continuare a collaborare con noi, a scrivere articoli in futuro. E poi ci sono dei gadget della scuola, uno zaino e una maglietta che è stata fatta fare apposta per questo evento. Quindi allora comincerei a... cominciamo la premiazione. Sì, comincerei allora la premiazione chiamando le ragazze... una alla volta. Qui dove? Beh, sì, qui c'è più anche il gatto. Mi serve il microfono. Allora, quindi chiamo Clarissa Bartali, che ha vinto per il suo tema LHC cerca Susi disperatamente, del Liceo Linguistico Europeo Santissima Annunziata di Empoli. Alice Dell'Acqua, che ha vinto per il suo tema I quanti smentiscono Einstein, della Scuola Europea di Varese. Elena Floris, che ha vinto per il suo tema Oltre al genoma, del Liceo Scientifico Galileo Ferraris di Varese.
Chiaramente. Poi Elisabetta Lombardo, che ha vinto con Labirinti, Macedonia e Mappe alla scoperta delle cellule cerebrali. E infine Sofia Wallish, che ha vinto per Cosmology, A World or Universe of Ups and Downs. Ovviamente, quindi si prende ancora alle 5 minuti.